Allora, come stanno andando avanti le ricerche? Adesso abbiamo creato 6 squadre di ricerca alle quali sono state assegnate 6 zone specifiche che stanno completando, dopodiché verranno assegnate altre zone, quindi altre 6 zone di ricerca che verranno battute palmo a palmo per la ricerca di questa persona. La zona è sempre qua all'Alpe Lusentino? Allora sì, le zone sono sempre praticamente prossime all'Alpe Foppiano. Attualmente stiamo lavorando nella zona dell'Alpe Foppiano e ci spostiamo in direzione della Val Bognanco. Ecco, sembra che i cani molecolari abbiano perso la pista all'inizio della salita della strada per Lusentino, o poi siete riusciti a recuperarli lo stesso, i segnali? No, non è così. Oggi stiamo lavorando in una zona diversa rispetto a ieri, perché abbiamo avuto delle informazioni da dei testimoni e quindi ci siamo spostati in questa zona qua. Quindi si presume che la persona sia arrivata qua a Foppiano e abbia iniziato a cercare funghi? No, assolutamente sì. Addirittura abbiamo avuto un avvistamento di questi testimoni della zona, quindi dell'ultimo punto di avvistamento dal quale oggi abbiamo cominciato a muovere le ricerche. Certo. Quanti siete e quali sono i corpi che collaborano a questa ricerca? Attualmente sono impegnati nella ricerca 60 persone, tra le quali anche delle unità cinofile e anche il cane della ricerca molecolare, che ha peraltro confermato la traccia che c'era stata segnalata dai testimoni. Ecco, oltre a voi del soccorso alpino, chi è che c'è che vi dà una mano? Allora, con noi sono impegnati il Corpo Forestale dello Stato, e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, la Croce Rossa e i Vigili del Fuoco e le guardie provinciali. Avete spostato il vostro punto base, la vostra stazione operativa qua presso... Sì, certo, abbiamo cercato di portarla più vicino possibile a dove dobbiamo lavorare, perché per avere una migliore efficienza degli apparati radio.